Cioè, non è che noi, siccome non funziona in Campania la sanità, dobbiamo punire quella del nord che funziona bene, ma meno male, almeno possiamo andare là. Noi dobbiamo pretendere dal governo di far funzionare bene la sanità in Campania, non è che dobbiamo dire puniamo quelli del nord dove funzionano giusto bene le cose. Anzi, io penso che l'autonomia differenziata deve essere, diamo non più risorse, più competenze a chi le sa fare bene, e purtroppo dobbiamo dire togliamola agli erbeti che non sanno farle. Cioè, se in Campania la sanità fa schifo, non è che è colpa del nord, perché ci sta, ma è colpa di chi ci ha governato. Esatto. Allora, però il governo non può stare lì a guardare, perché il PD ha fatto la riforma del titolo quinto costituzionale che ha legato. Oggi, se noi vogliamo commissariare De Luca, che è un incapace e lo sappiamo bene, e lo ha dimostrato, non lo possiamo fare perché la Costituzione lo impedisce. Quindi altro che l'autonomia differenziata serve per dire premiamo le regioni virtuose, non con soldi in più, con più competenze, anche con trasferimenti legati a quelle competenze, neanche tutti, perché io direi se a noi ci costa 100 fare una cosa a Milano, io dico tu sei tanto bravo, io ti do 80 e mi tengo 20, e quel 20 servono per far crescere le regioni. Quindi le cose non sono mai brutte o cattive, sono gli uomini che le fanno diventare brutte o cattive, e quindi sta a noi difendere. D'altro canto, la Lega ha governato col PD, ha governato con i 5 Stelle, quindi quando governavano con loro non c'era pericolo, adesso che governa con noi, invece la Lega governa bene le regioni del nord, ha governato insomma bene negli anni in cui ha governato l'Italia e sta governando bene anche adesso, anzi lo dico sempre a quelli in malafede, a maggior ragione che oggi la guida d'Italia di un partito nazionalista, uno deve stare tranquillo che è quello che faremo. D'altro canto, le regioni sono una realtà che noi dobbiamo migliorare e valorizzare in base alle competenze di ogni territorio. L'unica cosa che non si può fare è aspettare che le cose falliscano, vadano male, per poi dire ah quanto è ciuccio De Luca. Bisogna essere determinati, quindi noi stiamo lavorando anche per cambiare. Bisogna essere determinati affinché le cose... E lo stiamo facendo d'amore e d'accordo con tutte le forze politiche, a cominciare dalla Lega, che ha dimostrato una tradizione antica di buona capacità di governo delle regioni, che è un valore per l'Italia, non è una... Poi quando vedremo, entriamo nel merito, quando arriveranno, per esempio De Luca sbraita ogni giorno, una volta dice che è colpa di Schillaci, che la sanità fa schifo, una volta è colpa di Fitto perché non ci darebbe i fondi nei prossimi 5 anni, però vai a vedere i fondi di questi 5 anni, lui ne ha spesi il 45%, allora tu prima di chiedere altri soldi dovresti dire io ho speso tutto, sono bravo, quest'anno non ne voglio 100, ne voglio 150. Ma a te uno dovrebbe dire, non che ti tolgo i soldi perché li tolgo ai cittadini, ti tolgo di mezzo a te perché sei un incapace. Altro che chiedere. Bravissimo.